Grava in gran parte sulle donne il lavoro di cura dei congiunti non autosufficienti e costa notevoli rinunce. All'argomento la cooperativa Independent di Merano ha dedicato una ricerca durata 2 anni e è stata presentata stamani alla Facoltà di Scienze della Formazione di Bressanone che vi ha collaborato. Sono 11.770 le persone che in Alto Adige hanno bisogno di assistenza e 8.000 sono seguite a casa, curate in massima parte da donne che si occupano di mariti, figli, genitori, suoceri, spesso senza neppure rendersi conto di quante ore al giorno, strette fra amore e dovere morale, possono essere tagliate fuori dal resto del mondo. Siamo abbastanza sole, nel senso che nel mio caso io ho un marito tetraplegico, io lavoro tutto il giorno in una cooperativa sociale, per cui mi devo dividere e il dividersi è sempre problematico. Oltre 900 le interviste telefoniche fatte per conoscere problemi, bisogni di queste donne e soprattutto per individuare delle buone pratiche affinché riescano a conciliare meglio attività di cura e lavoro o tempo libero. 208 quelle su cui si è concentrato lo studio. A livello di territorio, sovente, queste donne che hanno questo peso gravoso da portare non trovano un appoggio quantomeno qualificato. Va dunque incrementata la rete di strutture sanitarie e sociali e va sviluppato l'utilizzo di ausili tecnologici e domotici per ridurre il tempo necessario alla cura. Servono poi maggiore flessibilità in ambito lavorativo e comunque supporti economici, anche a fini previdenziali. Di certo le donne impegnate nell'assistenza devono riuscire a prendersi anche cura di sé, trovare degli spazi per rigenerarsi, perché troppa dedizione porta quasi sempre al crollo fisico e psichico.